Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti per i nuovi iscritti che sto vedendo che stanno aumentando sempre di più, quindi non posso essere che felicissima di questa cosa. Oggi finalmente sono tornata con le creazioni in colla a caldo e questo video in particolare è in collaborazione, come già avevo anticipato nel video precedente, con le creazioni artigianali di Annalisa, che io veramente adoro, e io Annalisa la seguo praticamente dall'inizio e abbiamo anche messaggiato più di una volta perché è veramente una ragazza dolcissima e ci tenevo particolarmente a fare questa collaborazione. E abbiamo scelto come tema, visto che diciamo che è ricorrente ultimamente, i Pokémon, e quindi appunto andremo a vedere un po' quello che ho combinato. Io non vedo l'ora di vedere le sue creazioni. Prima di iniziare però voglio salutare Luigi89 che me l'ha chiesto nell'altro video e quindi niente Luigi ti saluto. Quindi iniziamo subito e io inizierei da quelle piccoline anche perché ho provato gli stampi nuovi questi. Allora, vediamo un po' questo. E se non ricordo male è Pikachu, sì. Che carino. Bellissimo Pikachu con il cappello. Yash, che carino. È uscito veramente bene. Forse un po' qui i brillantini sono andati un po' a spargersi, però è uscito bellissimo. Poi proviamo questi stampi, che sono quelli che ho comprato praticamente l'altro giorno. No, al contrario. Bellissimo. Molto molto belli. Che carino. Questo non mi ricordo come si chiama, però è veramente carino. Questo è infatti, come avevo detto, ha i bordi smussati di qua, quindi è veramente bella come forma e ci possiamo fare quello che vogliamo. Anche le portachiavi sono bellissimi. Questo. Che carino! Io adoro questo Pokémon. Bellissimo! Allora, se non erro, questo si chiama Jigglypuff, se non mi ricordo male. Ed è quello che canta. Bellissimo! Il microfono che fa tipo la ninna nanna. Che carino! Questi altri non so chi siano. Però è veramente carino. Bello. Poi abbiamo, se non erro, qui c'è Bulbasaur. Yeah! Che carino, Bulbasaur! Carino, solo che Bulbasaur, correggetemi se sbaglio, ha la parte di sopra del fiore verde. Non so perché qua ce l'ha viola. Però comunque questi Pokémon, che io ho sempre queste foto le ho trovate da Pinterest, queste immagini, sono stilizzati, tipo disegnati, fatti un po', insomma, appunto, non so se riuscite a vedere, sono appunto proprio come se fossero disegnati. Guardate. Quindi hanno un effetto bellissimo. Comunque questi stampi sono lucidissimi. Buono. E poi in ultimo, non mi ricordo chi c'è. Questo non so come si chiama. Sì, vabbè, a parte i nomi dei Pokémon più conosciuti, quelli più sconosciuti non li conosco. Quindi non so chi sia questo, ma è carinissimo. Bello. Anche lucidissimo, la mia finestra, vi piace? Molto bello. Ok, poi passiamo allo stampo grande e abbiamo questo che l'ho fatto con due strati di colla, uno trasparente e poi l'ho chiuso con quello giallo. Che carino! Allora, questo Pokémon mi faceva proprio, cioè, io ero innamorata di questo e di quello che, vabbè, a parte Pikachu, di questo e di quello che cantava. Questo mi sembra che faceva togge, togge, mi sto ricordando come si chiamava questo, però faceva con le manine sempre così. È troppo carino, guardate. Bellissimo. Se non erro si chiama, ho visto su internet, si dovrebbe chiamare Togepi, 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 non lo so, insomma, comunque questo. Poi qua abbiamo, si è asciugato, questi sempre due strati fatto con il coso. Eccolo di nuovo, che carino! Jigglypuff! Ma io l'adoro, cioè io me lo metterei sul comodino, è troppo carino! Ed è uscito anche abbastanza bene come colore. Sì.
ci piace. L'ultimo dovrebbe essere Charmander, che io anche questo adoravo, credo, almeno se mi ricordo bene. Sì! Però sullo stile un po', insomma, stilizzato. Che carino! È carinissimo! Molto molto bello. Anche un po' trasparente. Bellissimo. Quindi niente, queste sono le mie creazioni. Quella che mi piace in assoluto di più è questa, ma anche questa non mi dispiace. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono quelle che vi sono piaciute. Io mando un grosso bacio ad Annalisa, questa collaborazione veramente l'ho adorata e non vedo l'ora di vedere quello che hai fatto tu. Io vi saluto, vi ricordo che questo è l'ultimo video che vedete almeno per adesso. Ci vediamo a fine agosto o a inizio di settembre. Mi raccomando, per chi può, godetevi le ferie e rilassatevi, così magari tornerete carichi dopo. E mi raccomando, seguitemi sempre anche sui social, perché lì sono più presente. Vi lascio sempre i contatti o durante il video o giù nell'info box. E un'altra cosa, se avete delle idee o dei consigli, magari qualche rubrica nuova, qualche video nuovo, una serie di video nuovi che vorreste vedere qui sul mio canale, fatemelo sapere qui giù nei commenti. Mi raccomando, lo sapete che ci tengo sempre a sapere quello che vi piace di più vedere. E io penso di avervi detto tutto. Ci sentiamo comunque sempre sui social e buona estate a tutti, e noi ci vediamo so quando con un prossimo video. Ciao!